Buon pomeriggio a tutti, siamo qui all'interno degli eventi online di questo 38esimo Torino Film Festival e oggi abbiamo l'onore di presentare la nuova edizione uscita da nemmeno una settimana del dizionario dei film 2021 di Moreghetti. Siamo qua ovviamente con il titolare, l'icona. Paolo Moreghetti, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito. E grazie a voi. Buongiorno Paolo, ne parleremo con il direttore del Museo Nazionale del Cinema, Domenico De Gaetano, e Giulia Carluccio, che è, spero di non sbagliare, prorettrice dell'Università degli Studi di Torino, nonché ovviamente professoressa di cinema, fotografia, televisione, media, sempre all'Università degli Studi di Torino. Ringrazio tutti, io sono Roberto Malassero, lavoro al Torino Film Festival e anche un collaboratore del dizionario, per cui sono un po' parte in causa, diciamo che c'è un lieve conflitto di interessi, oppure potrei fare come in Bananas di Woody Allen, che mi faccio le domande e poi passo dalla parte della questione, potrei fare avanti e indietro, quindi. Comunque cercherò di restare il più possibile in disparte per lasciare parlare voi, e se siete d'accordo chiederei a Paolo di introdurci questa nuova edizione del dizionario, che è arrivato, se non sbagliamo, alla 13ª edizione, che è sempre più ricco. Io non darò giudizi perché appunto ho il conflitto, ma insomma è un prodotto piuttosto ricco, interessante, e soprattutto arrivando al termine di un anno come questo, in cui il cinema è stato completamente sconvolto dalla pandemia, non solo il cinema, ovviamente, credo abbia alla base proprio una serie di dubbi, di domande che ci sono, che ti sei fatto anche con l'editore, immagino, per capire quale possa essere oggi il senso di una pubblicazione come questo, per l'appunto nell'anno in cui il cinema è sparito dagli schermi. Il dizionario nel 93 era nato per aiutare chi stava a casa, era sommerso dall'offerta di cinema nelle televisioni private, che erano scoppiate proprio in quel periodo. Quindi teoricamente, anche se ho citato una frase di Camus dalla Peste, dove dice che la ripartenza della vita ci sarà quando arriveranno i film nuovi al cinema, come dire, il dizionario serve anche per chi sta a casa e è costretto, come siamo tutti costretti, a guardare cinema, a consumare cinema in televisione. Ci eravamo chiesti se valeva la pena di uscire lo stesso, perché, come dire, la pandemia è cominciata a marzo e la reclusione è cominciata a marzo. Abbiamo pensato che poteva essere comunque una scommessa interessante da fare, proprio perché, certo, i film usciti al cinema sono diminuiti, sono pochi, non ce ne sono stati tanti, soprattutto in questo inizio, in questa prima parte di 2020. Però i film sulle piattaforme sono molti e abbiamo cercato di schedarne una buona parte, tutti è impossibile, ma abbiamo cercato di privilegiare i titoli che hanno magari un regista importante oppure attori importanti. La produzione in DVD, dei festival, così, continua a essere abbastanza copiosa, più all'estero magari che in Italia, e quindi abbiamo pensato che il dizionario non facesse una brutta figura rispetto alle altre edizioni. Sono 6.680 pagine i due volumi, con circa 33.000 schede, confesso che non le ho contate, più un volume di indici di 2.100 pagine. Quindi mi sembra che, come dire, l'offerta sia ancora abbastanza interessante. Ci sono 5 nuove schede tematiche e appunto diciamo che le nuove schede potrebbero essere circa 2500, 2700, diciamo che 2000 grosso modo sono i film nuovi e 5, 6, 100, adesso non le ho contate, non ho voglia di contarle, sono i rifacimenti, i film vecchi rivisti, rimessi a posto, così.
Ecco, tra i rifacimenti ci sono alcuni grandi registi che ogni tanto vengono ripassati al vaglio, no? A sto giro dalla prefazione leggo che c'è Bresson, c'è Vaida, c'è Minnelli, Bergman, alcuni registi un po' più sconosciuti come Keisuke, Kinoshita Keisuke, Naruse Mikio. Ecco, e poi questo lo chiedo anche a Domenico e Giulia, cioè che qual è il valore oggi di rivedere dei grandi film di cui si, da un lato si può mettere in discussione il giudizio, anche se nel caso di Bresson onestamente non so chi potrebbe avere qualcosa da ridire, ma dall'altro è anche un modo per rimettere in circolo, in discussione certi elementi del cinema, della capacità del cinema di raccontare il tempo. Brevemente, poi lascio la parola a voi. Di alcuni registi abbiamo rivisto le filmografie perché ci sembrava, non che avessero dei giudizi sbagliati, ma perché magari le schede erano un po' troppo misere, diciamo. Negli anni, nelle varie edizioni, la grandezza delle schede è cresciuta perché ci sembra che giusto dare dei riassunti molto più dettagliati che possono aiutare la memoria e una serie di informazioni e anche di riflessioni critiche più grandi. Non basta dire è bello e brutto, ma vorremmo mettere qualcos'altro. Di altri registi, per esempio i giapponesi che hai citato, Kinoshita, Naruse, Ichikawa, abbiamo cercato di integrare le filmografie non soltanto con quei 4-5 film conosciuti in Italia perché sono stati distribuiti, arrivati così, ma cercando di offrire proprio una visione d'insieme di tutta la loro opera. Certo, non possiamo pensare di aver messo tutti i film di Naruse o tutti i film di Ichikawa, però una trentina di film ci sono adesso grosso modo, quindi, e potrebbero, la speranza poi è che, anche che stimolino il lettore a cercare qualcosa, e si, ormai tra piattaforme diciamo specializzate in film di qualità, tra produzioni di DVD soprattutto esteri, queste cose si possono fare. Ok, lascio la parola ai due altri ospiti, scegliete voi chi parlare prima. Prego Giulia, prego. Grazie molte. Ma al di là di quest'ultimo punto su cui tornerò fra pochissimo, devo dire che in questi più di 25 anni, no, di vita del Mereghetti, del ciclo di vita del Mereghetti, il Mereghetti ha toccato e assegnato insomma dei turning point notevoli. Paolo ricordava che il dizionario è nato all'epoca dell'esplosione delle TV private, quindi in un'epoca molto diversa da quella che stiamo vivendo, in qualche modo è partito proprio in un turning point molto particolare. Poi però ha trionfato all'epoca dell'esplosione di internet, no? Un oggetto fisico, cartaceo, eccetera, all'epoca dell'immateriale e tra l'altro un dizionario che dà informazioni in un momento in cui la rete, no, ha cominciato a offrire informazioni in modo insomma abnorme, ecco, il Mereghetti ha trionfato e ha segnato la vincita di un certo tipo di informazione di qualità che va molto al di là dell'informazione, e ne parleremo ancora, l'importanza dello sguardo critico, dell'approfondimento. E adesso il Mereghetti riesce anche a segnare un altro momento epocale, quello di questa emergenza, di questa pandemia, che, come diceva Paolo all'inizio, avrebbe potuto magari far pensare che l'uscita non fosse così, come dire, a taglio, invece è esattamente il contrario. Innanzitutto complimenti anche all'editore che ha tenuto duro e soprattutto complimenti e grazie, perché è molto importante che il Mereghetti esca adesso, non solo perché ci dà e conferma una certezza che amiamo avere in un momento di grande incertezza, ma proprio per quel discorso che Paolo faceva di aver tenuto conto di una produzione anche di
piccoli film che le piattaforme, eccetera, eccetera, hanno consentito di far circolare a dispetto, no, della chiusura delle sale e anche del rallentamento di un certo tipo di produzione cinematografica, eccetera. Quindi il Merghetti in questo momento è molto importante anche per questa ragione, testimoniare anche di un tipo di produzione, di un tipo di fruizione sulle piattaforme, eccetera, no? Che ci dà nel suo insieme, come è stato anche in passato, il polso della situazione. Le revisioni, il punto su cui Roberto ci sollecitava, io credo che siano molto importanti e qualifichino appunto il Merghetti in modo molto preciso, perché danno a questo strumento un'attualità continua. Le revisioni sono importanti sia perché nel caso di registi, di eventi, eccetera, via via che la filmografia, insomma, si definisce, può cambiare l'assetto complessivo, possono esserci dei riverberi, no, che spingono a rivedere anche film precedenti alle ultime uscite, ma anche nel caso di registi, la storia del cinema, io credo che saper rendere conto anche di come una certa produzione viene recepita, no, col passare degli anni, come cambiano anche le fortune, la ricezione, eccetera, sia molto importante. Io credo che se l'attesa di ogni edizione, adesso siamo appunto alla 13ª del Merghetti, è sempre molto spasmodica, sia proprio anche per questo, perché questo lavoro continuo, questo continuo, come dire, mettere le mani nella temperatura di quello che è il cinema, di quello che è stato il cinema, di quello che è alla prova dell'attualità, insomma, sia davvero un elemento molto qualificante, così come qualificante appunto quella profondità critica che nessuna scheda su internet o raramente, insomma, ci può dare, e qui l'autorialità del Merghetti, nome, cognome, eccetera, ma anche il valore della squadra, e non lo dico perché è presente Roberto Manassero che ne è parte, fanno veramente la differenza. E il valore di questa profondità di sguardo, insomma, si vede intanto nel progressivo, mi pare, ampliamento delle dimensioni delle schede di certe in particolare, ampliamento che tra l'altro non sempre riguarda i capolavori. Questo mi sembra anche un punto molto molto interessante. Ci sono film che non arrivano a ottenere, insomma, il top delle stellette, eccetera, ma che vengono trattati non soltanto con estremo rispetto, ma anche appunto con un'articolazione di analisi, di sguardo critico che consente di posizionarli, consente di capirli, di capirne comunque il valore a dispetto della riuscita, come dire, complessiva in termini di stellette. E poi trovo che via via, insomma, si coglie come anche si modifica l'equilibrio. Anche quest'anno si parla di 2500 schede in più, se non ho capito male, insomma, anche se i numeri forse sono arrotondati e meno male. ecco, via via, dicevo, è interessante cogliere il rapporto, l'equilibrio tra la produzione mainstream, la produzione, come dire, canonica, tra virgolette, e tutto quello che sta intorno, che cresce, che si modifica, sia a livello, come dire, di cinema globale, eccetera, sia di tipologie produttive, come già prima sottolineavo. E poi, insomma, negli anni la crescita anche di questa zona di apparati, no, che riguarda non soltanto più di 2000 pagine di indici che sono molto utili e che si assommano alle altre più di 6000, quindi siamo su quasi 9000 pagine in tutto, un monumento.
detto, che è diventato anche un monolite fisicamente, questo cubo nero, no, dove domina l'effigie appunto iconica di Paolo, ma appunto anche l'integrazione via via di percorsi tematici sempre più approfonditi. Quest'anno Star Wars, e del resto insieme all'effigie di Paolo abbiamo Darth Vader. No? Fatto vedere perché non l'abbiamo ancora fatto vedere il dizionario, e quindi lo facciamo vedere qua. Ecco, e poi c'è sempre il gusto, il divertimento di andare a vedere le stellette, eccetera. C'è anche questa comodissima sezione in cui possiamo vedere quali sono i film che hanno ottenuto 4 stellette o 3,5 stellette, e lì ci si domanda se c'è un canone, se c'è un controcanone, insomma uno scopre che il regista, forse, se non sbaglio, che ha più i cui film insomma hanno ottenuto più 4 stellette è Chaplin, è giusto? Dico bene? Con Fritz Lang. Con Fritz Lang, esattamente. Poi ci arriva quasi Wilder, mentre Hitchcock è un po' sotto, Kubrick anche, forse recuperano però con le 3,5 stellette. e quindi insomma, devo dire che adesso al di là del gioco, che è sempre bello fare, ma non è solo bello, è anche un gioco intelligente che riguarda le stellette, io credo che questa operazione critica che si attualizza via via, che è appunto il Mereghetti, sia un'operazione che davvero è importante e che ci offre un riferimento, un punto di riferimento fruibile a vari livelli, anche appunto la consultazione veloce perché si vogliono reperire alcuni dati o ricevere qualche sollecitazione, sia ragionare più in generale, magari partendo da un regista, da un attore, perché negli indici c'è anche l'indice per attori, eccetera, eccetera, oppure soffermandosi sui percorsi tematici. Mi fermo perché forse anche Mimmo... sì, esatto. Ma nel senso, Giulia già ha descritto in maniera piuttosto esaustiva, nel senso che proprio toccando i punti credo fondamentali per quanto riguarda appunto il Mereghetti, già soltanto anche il fatto di chiamare un libro soltanto per il cognome, insomma mi sembra già una cosa piuttosto significativa. Quello che vorrei sottolineare è il fatto che effettivamente adesso i giovani sono molto abituati ad andare su internet a trovare tutte le informazioni possibili sui film, su appunto Internet Movie Database, Wikipedia, eccetera. Però non trovano le critiche. Esattamente. Credo che questo sia uno strumento molto importante perché è completamente diverso, nel senso che spinge molto più in là proprio tutto il ragionamento sul cinema, ma soprattutto sui film, e soprattutto scardina un po' questa abitudine che hanno appunto i più giovani, che anche in maniera forse frettolosa, giusto per avere le prime indicazioni, su internet possono trovare moltissime informazioni, però avere uno sguardo d'insieme, una prospettiva storico-critica, anche con una selezione, anche con le stellette, se così vogliamo, con questo gioco, insomma, eccetera, è sostanzialmente quello che rende il Mereghetti un'opera assolutamente da avere, da consultare, perché ti apre veramente la visione del film, dei film davvero su un altro pianeta. D'altra parte internet, ecco, rispetto ai miei tempi in cui devo per fare la tesi dovetti andare al British Film Institute su a Londra per vedere i primi cortometraggi in pellicola in 16 mm di Peter Greenaway al BFI, prenotando e pagando, ricordo, tipo 18 sterline per vedere un cortometraggio, insomma era un altro mondo. Adesso effettivamente c'è questa possibilità di, attraverso le varie piattaforme, eccetera, di poter accedere a tutta una serie di film classici da una parte, ma anche contemporanei, e quindi c'è questa enorme facilità anche nel trovare dei titoli che magari sono
hanno funzionato meno nelle sale, o comunque magari sono usciti soltanto nei festival, però effettivamente c'è questa possibilità comunque di vederli. Ed è, credo, significativo il fatto che il libro, appunto, facciamo questa presentazione al Torino Film Festival, che è sempre stato un festival, appunto, che rivolto verso le prime e seconde degli autori, appunto, dove poi alla fine è qua che si scoprono in qualche modo i capolavori o comunque gli autori del domani. Quindi anche questo mi sembra una cosa interessante. E poi il Merenghetto è una sorta quindi di organismo vivente sostanzialmente, quindi che evolve, effettivamente si sviluppa, cresce, si modifica anche al suo interno, quindi rivedendo anche certe posizioni o così incrementandole, modificandole, ed è questa effettivamente la prospettiva che bisogna avere, e forse ci dice più di come noi oggi guardiamo il cinema rispetto a come magari i film venivano visti in quel periodo. Quindi interessante questa prospettiva, diciamo così, per cui ci dice molto su come adesso vediamo ancora effettivamente Charlie Chaplin, Kubrick e tutti i grandi autori, che effettivamente continuano a rimanere grandi autori, grandissimi autori, punti di riferimento per la storia del cinema. E, dall'altra parte, credo, a me la copertina ha incuriosito molto, nel senso che andando a rivedere le copertine precedenti c'era uno sguardo, mi sembra, un po' più, tra virgolette, classico, no? E quindi c'era, insomma, mi pare Gilda piuttosto che Sofia Loren, mi ricordo sulle donne, però forse c'era anche Alberto Sordi, adesso non ricordo. C'era Sordi, c'era De Sica, c'era Scola, ecco, c'è stato Robert Newman, Orson Welles. Ecco, mi sembra che questa nuova copertina di cui parlava anche effettivamente Giulia, in qualche modo, per quanto, insomma, non è che Guerre Stellari sia, diciamo così, nuovissimo come argomento, visto che in effetti ce lo trasciniamo, insomma, da diversi decenni, però che indichi effettivamente così anche uno sguardo verso quello che è un cinema che non è soltanto il classico cinema o italiano, le grandi star e tutto, ma verso il futuro sostanzialmente, il futuro che si apre, che si sta aprendo. Poi dopo, anche attraverso questo approfondimento che c'è all'interno del libro, mi sembra una cosa molto, molto interessante. La copertina è stata scelta essenzialmente per questo. E la fatto copertina è stata una specie di scommessa, è nata un po' per caso, nel senso che un collaboratore ha detto: guarda che bella foto questa, sulla copertina andrebbe bene. E devo dire che cercavo, volevo tornare a dei volti stranieri. Erano due edizioni, facevo degli italiani, ho sempre cercato di fare delle cose che non fossero legate all'attualità, perché poi invecchiavano immediatamente, e quindi Sofia Loren, gli occhi, non erano di un film particolare. E poi però abbiamo pensato, vedendola davanti, che funzionava, come diciamo dal punto di vista grafico. Il lavoro che abbiamo fatto su Guerre Stellari è veramente, mi sembra, eccezionale. Non voglio, come dire, so che chi si loda si imbroda, ma abbiamo rifatto completamente le schede di tutti gli 8 film più il 9 che ho fatto per la prima volta, rivedendole, ripensandoci. La scheda tematica è veramente corposa e ricca, ci sono anche un paio di documentari interessanti, abbiamo cercato di mettere tutto il possibile, diciamo, cinematografico, perché poi la televisione, serialità e così stanno un po' da parte, e quindi era, e in fondo poi era anche un modo per dire: certo, quindi è un dizionario dei film, non ci sono soltanto i classici, e in questo sono molto, come dire, convinto. Abbiamo rifatto anche i film di Francesco Nuti, che sono brutti, che continuano a essere brutti come erano brutti 30 anni fa, ma che però meritavano anche loro una revisione, e vedere se abbiamo rifatto i film di Gianni Pinotto, abbiamo rifatto i film di Francis il mulo parlante, perché le schede, mi sembra, avevano, invece di 3 righe, ne avevano bisogno 10 o 15 o 20. Ecco, cioè l'idea che
che è un'idea, come dire, che con le varie edizioni è cresciuta, cioè mi ha accompagnato e di cui sono molto convinto. Il cinema è fatto di capolavori, ma è fatto anche di altre cose. Secondo me tutto questo mondo cinematografico va affrontato con lo stesso rispetto e con la stessa attenzione. Poi dicendo se uno è bello e se l'altro è brutto, certo, su questo non mi tiro sicuramente indietro, le stelle sono lì a indicarlo. Però secondo me è giusto avere lo stesso impegno e la stessa attenzione per come dire, l'ultimo film di Vaida, che secondo me è molto bello, ma anche per l'ultimo film, per il primo film di Enrico Vanzina, per dire, cioè, lo stesso impegno, la stessa attenzione, lo stesso, come dire, lavoro critico, assolutamente. Questo mi sembra importante, ecco. Poi niente, su avete toccato tutte e due la sfida con internet. In internet si trova tutto, però si trova tutto, ma si trova anche male. Si trovano tutti i film più o meno, ma a pezzettini. E invece forse, come dire, costringere qualcuno a vedere un film dall'inizio alla fine mi sembra molto meglio. E soprattutto ci sono tantissime informazioni, tantissimi blah, però non vorrei dire, ma un lavoro che cerca di accompagnare alle informazioni l'analisi critica e non soltanto due pomodori, tre zucchine, perché ormai si fa tutto così a pollice su, pollice giù e queste cose, mi sembra che non ci sia. Un mio collaboratore sostiene che dovremmo entrare nel Guinness perché non c'è un'opera simile nel resto del mondo. Non lo so, non gli ho detto, guarda, non so assolutamente, mi sembra forse, però devo dire che sfogliandolo, e per questo continuo a essere attaccato alla carta, perché su internet uno va a cercare un film, lo trova tutto quel, più o meno tutto quello che gli serve, ma c'è solo quel film lì. Io invece, uno apre il dizionario, cerca un film, e poi legge quello di fianco, ma poi sfoglia, dice, ma questo qui però non lo sapevo. Secondo me il bello, io sono nato quando internet non esisteva, c'erano i libri, ci sono affezionato, e penso che valga la pena ancora sfogliarli, anche se adesso ahimè pesano un po' troppo. Umberto sosteneva che avrei dovuto vendere il cofanetto con una confezione di arnica per i muscoli e le slogature. Aveva ragione. Allora, mancano purtroppo 3 minuti perché il format ci costringe alla mezz'ora. Vorrei chiederti delle cose telegrafiche riguardo a dei titoli recenti. Abbiamo parlato del passato, parliamo del presente. Vorrei sapere poi dai nostri due ospiti se sono d'accordo. Le stellette di Tarantino, dell'ultimo Tarantino, che tanto ti aspettano tutti al varco, le stellette dell'ultimo Scorsese e un altro film recente, Il Pinocchio di Garrone. Allora, le stellette di Tarantino 2, mi sembra un film compiaciuto del suo citazionismo. Le stellette dell'ultimo Scorsese 4, perché mi sembra un film straordinario, proprio che chiude un periodo precedente. E sai che non mi ricordo quante stellette ho dato a Pinocchio? Se due o credo, vado a controllare io, guarda. Credo due. Mentre loro dicono cosa. Intanto chiedo a Giulia e Domenico se sono d'accordo con questi primi due pareri. Ma come non essere d'accordo? Due stelle a Garrone. Poi Scorsese, certo. Io sono d'accordo. Sì, beh, non si può assolutamente contraddire, in questo caso mi sembra assolutamente d'accordo, certo. E qualche pallino vuoto degli ultimi? Che il pallino vuoto è una di quelle cose che fa paura. Non mi ricordo se ho dato qualcosa. Per esempio Tenet ho dato che l'ultimo film, ci ha dato 2,5 stelle. Ah, ecco, Tenet era l'altro importante. Perché forse l'ultimo film ci siamo messi in tre a fare la scheda e il riassunto, soprattutto perché siamo diventati matti. Pallini non, veramente non me li ricordo. Beh, lo suggerisco uno io, l'ultimo di Spike Lee, Five Bloods. Da Five Bloods.
Va bene, allora siamo arrivati al termine di questa presentazione chiacchierata con Paolo Mereghetti, che ringraziamo ancora tantissimo, in edicola, in libreria e su internet ovviamente il dizionario dei film 2021. Ringrazio anche Giulia Carluccio e Domenico Gaetano per la loro disponibilità e per questa chiacchierata. Grazie a tutti. Piacere. Grazie a voi veramente tantissimo di quello che avete detto. Grazie. Grazie. E diamo appuntamento a chi ci sta seguendo ai prossimi eventi che seguiranno del Torino Film Festival 38esimo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E tanto. A voi. Oh, ciao.